Ciao ragazzi, ciao a tutti, ben ritrovati qui sul mio canale. Oggi comincia questa nuova serie dedicata a Mafia Definitive Edition. Avevo già portato il primo capitolo, la versione originale per PC qualche anno fa, quindi potete recuperarla tranquillamente, mentre adesso vado a portare questo remake, perché effettivamente qui si tratta proprio di un remake, non è una semplice remastered. Hanno rifatto tantissime cose, molte missioni sono cambiate, e sono stati resi molto più, diciamo, attuali i personaggi, quindi c'è anche un po' un occhio anche a quella che è la loro storia, le loro emozioni, mentre magari i giochi un po' più vecchi tendevano a rappresentare dei personaggi un po' più freddi, e vedrete che le migliorie, insomma, si vedono e non poco. Allora, come vi dicevo, praticamente, appunto, questo qui è un remake, mentre il secondo capitolo è stato praticamente rimasterizzato, quindi le missioni sono praticamente le stesse, ma appunto la grafica è stata un pochettino migliorata, mentre il terzo in teoria dovrebbe essere uguale, visto che quando è uscito, insomma, non era passato molto tempo prima che uscisse questa versione con tutti e tre i capitoli, che ho recuperato veramente a pochissimo perché avevo uno sconto in quel momento. Non mi ricordo in che modo avevo ottenuto dei buoni sconto, mi pare aprendo un'applicazione tipo di home banking, una roba del genere. E niente, l'ho preso praticamente a solo 1 euro, quindi bene così. Però direi che, insomma, quei 59 € che costava, almeno per ora li vale tutti. Ho deciso quindi di portarveli tutti quanti, quindi vi porterò prima questo e poi tutti gli altri. Il terzo non ho finito di giocarlo perché onestamente non mi è piaciuto molto, però mi hanno detto di continuarlo perché pare che sia piuttosto bello, quindi insomma, perché no? E quindi pian piano vi porterò tutto e lo rigiocherò, spero di apprezzarlo, insomma. Non l'avevo finito comunque, come ho già detto, però speriamo di cambiare opinione, appunto. Allora, modalità di guida, simulazione, voglio rendere tutto un po' più difficile, reattività dalla polizia, simulazione, trasmissione automatica, sì, perché non ho ancora comprato marce e pedali. Vi ricordo che sto giocando su PS4. Salta guida, no, tutorial mostra, no, mostra, per adesso mostra, poi vediamo. Perfetto ragazzi, prima di iniziare, come sempre, io vi invito ad iscrivervi al canale qualora ancora non foste iscritti, mi raccomando, vi devo ringraziare di cuore per tutto quello che mi state aiutando ad ottenere in questo periodo. Il canale sta crescendo veramente tanto negli ultimi 2 anni, e veramente grazie, 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 ma si può fare sempre di più, come dico sempre, appunto. E quindi ogni qualvolta guardate un mio video, mi raccomando, è gratuito. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche, lasciate un mi piace e commentate, fatemi sapere che cosa ne pensate. Tanto io mi bevo un po' di tè. Scusate, ma quando sono raffreddato è l'unica cosa che mi scioglie un pochettino e mi permette di sopravvivere, non essere completamente bloccato domani. Allora, a livello grafico, io direi che, cioè, già qui ve ne accorgete, ma pian piano ve ne renderete conto praticamente ad ogni frame. Cioè, il lavoro che è stato fatto per me è stato impressionante. E considerando poi che si tratta della semplice tra virgolette PS4, oltretutto la mia è una fat, quindi non è neanche la Pro o la Slim, ecco. Cioè, immaginate cosa può essere GTA 6, che insomma uscirà tra qualche tempo, tra l'anno prossimo, credo 2025, con lo stesso numero di persone che vediamo qui, con lo stesso dettaglio grafico, quantomeno, magari anche un po' migliorato, visto che sono passati degli anni. Però
me qui si parla di... Ci sono le prospettive per un ottimo gioco, per un ottimo GTA 6. Diciamo che il trailer è stato stupendo perché ha mostrato più o meno la stessa densità di traffico e persone. Però onestamente c'è da dire che per quanto riguarda la qualità delle texture, spero che è una cosa che andrà a migliorare. Perché giocando a Red Dead Redemption su 2 su PS4 si nota che comunque, insomma, il livello qualitativo delle texture è migliore. Vediamo, stiamo a vedere un pochettino. Spero che abbiano soltanto forzato un po' la mano, ma che, diciamo, facendo uscire un po' anticipatamente il trailer, ma che poi non ci deluda, ecco. Allora, questa dovrebbe essere la scena iniziale, come nell'originale. A proposito, voglio sapere chi di voi ha giocato l'originale. Mi raccomando, scrivetemelo nei commenti, ditemi che cosa ne pensate anche dell'originale. Io l'ho adorato, veramente un giocone, come pochi ne escono ormai. Dicevo, dovrebbe essere la scena iniziale così, col poliziotto. Sì. Sei Tommy? Sei Tommy. Thomas Angelo, Detective Norman. È da solo? Nessun agente verrebbe qui, a parte gli ispettori sanitari. Cosa hai tolto da bere? Poverino, è un bar Soltanto normale. caffè, grazie. Vuoi favorire? No, grazie. Come preferisci. Allora tu al telefono hai detto di avere una proposta per me. Sì, Proposta che esatto. non potrei Se rifiutare. vuoi offrirmi soldi facili, hai chiamato il poliziotto sbagliato. Non sono in cerca di collaborazioni. Bene. Perché non ne ho. Nemmeno per un caffè. Ma ho molto altro da offrire. Ti Praticamente l'ha ascolto. invitato per scroccargli un caffè, no? Da quanto è in città? 3 anni. Mi sono fatto le ossa a Empire Bay. E le affidano il caso Morello senza pensarci. A quanto dicono i giornali, sì. A te che importa? Che sfortuna. Il caso ormai si troverà a un punto morto. Cos'è? Vuoi dire che hai una pista? Già, potrebbe E come ti aspetti che ricambi, eh? Dei soldi forse, o magari l'immunità? essere. Non proprio. Ho persone da proteggere. Ah, la famiglia. La Il classico famiglia. tallone d'Achille. Di chi si tratta, eh? Mamma malata? Mogliettina? Moglie e figlia. E nessuno vuole guardarti le spalle. Non sarei qui altrimenti. Peccato. Papà diceva sempre che gli amici sono importanti in questo mondo. Ancora di Certo. più i nemici. Beh, nel mio mondo non funziona così. Beh, dipende, in La quel cosa mondo non lì giova. l'amicizia funziona finché va tutto bene, poi Ascolta, finché nulla va per la tutto tua male, poi famiglia quando va finché tutto non mi dici male. quello che offri, perciò vuoi parlare oppure preferisci aspettare che arrivino a te? Crede che stia fuggendo? Non ho dubbi, Tommy, Gesù, ma guardati. Sei a pezzi, non chiudi occhio da giorni. E Che a forza bastardo. di guardarti le spalle ti è venuto anche il torcicollo. Ecco come la vedo io. C'è qualche pezzo grosso che ti dà la caccia e non si darà pace finché non sarai a mollo nel fiume. Esci da quella porta senza di me e entrambi sappiamo che non farai molta strada. Ma se avessi l'accortezza di rimanere e raccontarmi la tua storia, magari potresti vivere abbastanza ad accompagnare tua figlia all'altare. In Un ogni po' caso, stronzo credo sto che mi toccherà poliziotto, offrirti un eh? caffè. Più stronzo che nell'originale. Cristo, non capisco come ho fatto a finire nei casini. Non lo sa mai Probabilmente entrando nessuno nella finché mafia non dovresti arrivi alla Baracca. aspettartelo. Ma non credo tu lavorassi come maestro d'asilo. No. Direi che te la sei andata a cercare. Facevo il tassista negli anni 30. Un'offerta che non si può rifiutare. 1930. Cioè, guardate che Lavoravo di figata. notte perché si guadagnava meglio.
Il mio turno era appena finito quando incontrai Poli e Sam. Ma nell'originale non c'erano prima le missioni da tassista? Ora non dopo. Ma forse dopo. Perché poi arrivano i tizi a... Poi vedete. Non voglio spoilerarvi niente. William Scream. Classico. Il fatto è che non c'è nessun altro per strada, quindi... Che roba strana. Una via centralissima come quella. Almeno così sembra, eh. Dove andiamo? Lontano. Veloci. Ok. Inizia così la nostra avventura. Mi sembra che quei segnalini sul radar siano delle zone dove è possibile scontrare appunto le auto dei nemici contro dei respingenti, dei cantieri. Sì, esatto, quello. Ricordo ovvio. Bel botto. Non azzardarti a fare domande. Dobbiamo attraversare il fiume. Prendi il Giuliani Breggio. Ok. Come va la gara? Che figo questa cosa che ci sono i segnalini per indicare la strada che poi spariscono. Secondo me avrebbero potuto lasciare solo quelli e togliere la segnalazione GPS sul radar. Magari si può togliere, se si può fare lo tolgo, ragazzi. Sarebbe più avvincente. Non me lo ricordo se la mia prima run lo feci. Avevo iniziato già a portarlo tempo fa anche questo sul canale, però era più un test per le mie nuove cuffie quella volta. E niente, quindi ho voluto registrarlo adesso con una qualità un po' più alta, ecco. Premi X per speronare altri veicoli. Conosco delle scorciatoie per seminarli. Vai dove e vai, andiamo. Chissà se è già così. Sì, fa in automatico, ok. Ma pensavo dovessi farli tipo avvicinare per fargli beccare le barriere. A volte i compagni da fare litigano. Succede. Chiudi il becco, Poli. Più ne sa, più probabilità ci sono che non veda più sorgere il sole. Io non ho sentito proprio niente. Addirittura. E che cazzo, levati dalle palle. Sto cercando, c'è qualcuno che sta cercando di seminare dei mafiosi. Ah, hanno mangiato la polvere. Non siamo ancora al sicuro, guida. Ce ne dovrebbe essere. Sì, ce ne sono altri tre a disposizione. Il cantiere stradale ce l'avranno a morte con noi. Fuori tre. Ricordi quante auto c'erano raccolto? Quattro. Forse cinque. Ma conoscendolo ne avrà chiamate altri. Mi sa tanto di sì. Aia. Aia, aia. Ci portiamo per gente. Ce lo dovevamo aspettare. Quando il boss lo verrà a sapere, succederà un casino. Colpa vostra, scusa. Bene. Devono aver sparso la voce. Ne arrivano sempre di più. Non dureremo. Beh, speriamo di no. Torniamo nel nostro territorio. Dobbiamo rientrare in fretta. Ok. Guida fino al Little Italy, va bene. Ho l'auto a pezzi praticamente, ma devo andare. No, stanno arrivando degli altri. Non me lo ricordavo così. Cioè così tanti nemici in realtà. Oh, nell'originale c'era il fatto di non finire la benzina, che poi non sono mai arrivato in realtà a finirla. C'era riuscito una volta mio fratello, ma io mai. Infatti non so come durante una missione aveva salvato in un punto e se poi si ricaricava di lì non si riuscivano a fare molti metri perché aveva finito la benzina, ma non so come ha fatto visto che... Non è possibile finirla in quel momento, quindi o si è messo a girare in qualche punto
È una consumata. Non ho idea. Comunque speriamo che ci sia anche qui quella caratteristica, perché altrimenti non so, cioè è una cosa che andrebbe implementata anche in GTA 6, okay, il fatto di fare benzina. È carino. Non è male. Accosta di fronte a quel bar. E dovrebbero farlo come il locale di Salieri. Diciamo, sì, non come Days Gone, dove i benzinai praticamente hanno benzina infinita. Quindi un mondo post apocalittico. Bel gioco, aspetta, ma qui, ha le sue contraddizioni quello. Dovrebbero fare che un regalino dal dono, insomma, non si sa bene dov'è la disponibilità di benzina, cose del genere. Magari vai in un posto ed è finito. Che ne so. Adesso ci portano il regalino. Speriamo sia un regalo gradito e non un bossolo fatto di piombo con della polvere da sparo dentro. Minchia, guardi. Ah, yeah. Ahia. Yeah. Questa scena è meglio nell'originale perché fa proprio notare come lui prova ad accendere la macchina, non ce la fa, gli cadono le chiavi. Più figo. È più che sufficiente, grazie. Bene. Don Salieri vuole che tu sappia che ti è riconoscente. Se ti servisse qualcosa, come un prestito, oppure un lavoro onesto, non esitare a chiedere. Il Don non dimentica gli amici. D'accordo, grazie. Un'altra cosa. Questa storia rimane tra noi. Se ti chiedessero del denaro, l'hai vinto a poker. Mentre i danni alla tua macchina hai sbandato per non investire una vecchietta. Ho però investito un certo. Thompson per strada. Per questo la mia macchina è una groviera. Ci vediamo, ragazzo. Ha fatto dei buchi per l'aria, diciamo. Cioè, delle nuove prese d'aria. Molto più performante la macchina. Mamma mia. E si conclude qui la prima parte della prima missione. Per poco non mi venne un colpo. Bastavano per i danni. E per comprare un taxi nuovo. Ripensai a Sam e alla sua offerta di lavoro. Ma non mi interessava. Avrei guadagnato bene, ma non volevo far parte della malavita. I piccioli sono facili. Essere povero e vivo, che ricco è morto. Questo è giusto. Quindi, in conclusione, era meglio starne fuori. Capitolo completato. Un'offerta che non si può rifiutare. Facciamo anche la seconda parte della prima missione e poi magari vi rimando a un altro episodio. Un uomo in fuga, 1930. Con gli uomini di Salieri, tornai a lavorare appena possibile. Ma ero cambiato. Certo, è un taxi nuovo di pacca. E in quelli degli altri. Ehi, tassista! Infatti vedete che stronzi andrà a caricare oggi. Guido, signora. Guido sempre. Non ho mai visto una persona più calma nel salire su un taxi. Dove la porto? Alla chiesa di San Michael, diretto. Ehi, Sepp. E stia attento. Sto sempre attento. Allora sarebbe il primo. Allora, attiviamo il limitatore di velocità perché, per chi non conosce questo gioco, ma penso siate veramente in pochi, questo gioco è veramente stronzo. Bisogna stare attenti a non fare... Non riesco a pensare. È meglio così almeno. Mi evito pure il copyright. E, in questo gioco è importante mantenere la velocità giusta
e non fare incidenti, perché altrimenti si rischia di doversi bloccare e dover pagare una multa alla polizia. Insomma, è abbastanza tedioso per questo, che delle volte è veramente pesante la presenza della polizia. Però rende il gioco particolare, perché soltanto correre, scappare, insomma, non ha... secondo me ha un po' lasciato il suo tempo, insomma, ecco. Oh, hai detto che c'avevi fretta, io ti porto di fretta, no? Si fermi lì, vicino al parco. Io passo di qua. Bene. Vai, lascia qua. Siamo questa teenager. Sono 30 centesimi. Le suggerisco vivamente di smettere di fumare nel suo veicolo. Sembra. Buongiorno signore, benvenuto. Certo, come vuole. Biga, lo sono fatto così. Questa è una citazione. Madonna, la posso mettere sotto? Peccato che forse fallire la missione facendo. Sì, ma mi fai prendere il copyright così, cioè non va bene. Devo per forza parlare sopra. Vabbè, magari a sto giro la tengo. Spero non sia musica sotto copyright, perché praticamente l'originale non ho potuto attivarla, ho dovuto disattivarla tutta. Nell'originale ho dovuto disattivarla tutta, perché praticamente ogni video era... mi veniva bloccato per copyright, anche se per 2 secondi in cui si sentiva la canzone. Certo che l'algoritmo, chi per lui è veramente anche troppo preciso. Cioè io su questa cosa sono d'accordo che ognuno prende le sue royalties, però un conto è che io scarico la canzone, la metto sul mio canale, la rendo fruibile a tutti che se la vengono ad ascoltare da me, piuttosto che sul canale originale. Ma mentre è riprodotta su un'opera che io ho pagato, insomma, nessuno se la verrebbe ad ascoltare qua una canzone, che cacchio ne so, di Sinatra o di qualunque altro musicista jazz. Si dà da fare guardando vecchi quadri. Ho un di lavoro con un mio collega e comunque non è roba che la riguardi. Quando avrà tu hai voluto parlare, che cazzo vuoi? Per adesso pensi alla strada e mi lasci in pace. Sì, ma chi è che ti sta accompagnando, cioè? Allora. Io su sto ponte, o su un altro, non mi ricordo, attivavo sempre il limitatore nell'originale, perché guarda caso, sempre su quel ponte spuntava la polizia. Secondo me era scriptata la cosa, perché non era umanamente possibile. E ricordo che poi c'erano parecchie missioni su quel ponte, che ti facevano attraversare quel ponte, il poliziotto per strada, cazzo. Perché qua ci sono anche quelli per strada. Ah no, c'erano anche nell'originale, sì. Però non ti disegnava sulla mappa, se non mi ricordo male. Vediamo. Spero non mi facciano una multa per guida contromano. No! Voglio arrivare in fretta, ma tutto intero, ok? Bene. Grazie mille, ecco i suoi 50 centesimi, li spenda bene. Ci proverò. Mi ha dato una piccola bottarella, cioè, perché si è acciaccata così tanto la macchina? Oggi carico soltanto degli stronzi. Avanti un altro. Giusto. E andiamo a prendere il nostro terzo amico, terzo e ultimo amico della giornata. Questo mi sembra che è un po' più simpatico, tra i tre è il più simpatico. Una cosa che non mi ricordo è se qui ci sono i cani. Nell'originale ci sono, però qui... Non ho memoria. A volte nell'originale capitava un bug che rendeva alcune persone dei cani, cioè avevano la testa del cane. Non mi ricordo se era un trucco o un bug, ma credo fosse... Levati! Qualcuno? Ma mai abbastanza. Da quando il mercato è colato a picco, la gente non ha i soldi per il taxi, eh?
Spero che tu ce li abbia, perché io non... Un corro gratis. No, guarda, non l'avevo notato. Pensano solo a chi l'alcol lo trasporta e lo vende. Sì, ma li ho visti torchiare gente per molto meno. Probabile. Se pensano di poterti estorcere qualcosa, sono pronti a usare qualsiasi scusa. Prima la polizia non andava mica tanto per il sottile. Già, ha ragione. Andiamo piano, rispettiamo la legge, i limiti di velocità, perché noi siamo dei bravi ragazzi anche nei videogiochi. Assolutamente non ci andiamo, non andiamo a superare i limiti di velocità. Facciamo i bravi ragazzi. Qui mi sembra che abiti a Poli, se non vado errato, lì all'angolo. Madonna. Ma ti muovi, non c'è neanche il semaforo, ma che è? Ciao. Ci siamo quasi. Mi lasci qui all'angolo. Va bene. Vai. Senta, mio cugino ha un locale proprio dietro l'angolo. Quando vuole, dica che la manda Lucio. Senza problemi, ok? Va bene. Grazie. Ci penserò. Lupo Lucio. Ehi, amico, ti ricordi di me? Ah, sì? Mi sa che gli devono regalare un altro taxi. Merda. Aia. Non conviene aiutare gli sgherri di Salieri. Ora ti insegno io. Così capirai chi comanda in città. Specialmente quando non camminerai per un po'. Mi piace. Sarà divertente. Prendiamolo. Ok. Le tre per scattare. Ok. Non mi ricordo se è come nell'originale che poi compaiono tipo le frecce su dove devi andare. Oppure no, ma penso che no, no. C'è soltanto questi piccoli segnalini. Oh, ma perché? Che cazzo? Perché non va? Scusate, aiuto. Ah, non era la direzione giusta, ok. Via, via, via. Muoviti! Sto per morire. Perché a volte la direzione cambia così e non ce ne sarebbe. Non ci si rende conto di dove bisogna andare. Tipo adesso. Dai! Ma ti muovi? Madonna, cade come... Un ceppo proprio. Ah, ok, ce l'ho fatta. Ah. Lo stava vedendo brutto. Come va, ragazzo? Dino, Lu. Siete qui per incontrare il Don? No, noi vorremmo parlare con quel tassista lì. Davvero? Sì. Sapete che è l'autista preferito del Don? Qualsiasi cosa dobbiate dirgli, riferite a me. Sì, mi sembra che facciano parte dei Morello, non erano parte dei Salieri. Perché non ce ne andremo a mani vuote, te l'assicuro. O forse potesse non andarvene affatto, che dici? Poli diretto proprio. Ok, bene. Si vede in giro, eh? Andiamolo. Beh, grazie. È il minimo. Forza! Andiamo a salutare Don. Don Salieri? Sì. No, Don Dolando. Don Matteo. Ecco, quello diventerà un alleato particolare di Tommy. Stavo dicendo un alleato particolare. Stavo uscendo l'accento siciliano. Va bene, direi che per oggi può essere tutto, ragazzi, quindi io vi ringrazio per avermi seguito. Se questo gioco è di vostro gradimento,
Fatemelo sapere nei commenti, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche, valutate uno dei miei abbonamenti e venitevi a trovare su tutti i social di cui trovate il link in descrizione. E fatemi sapere chi ha giocato all'originale, chi ha seguito la mia serie sul primo capitolo in versione originale. E niente, ci rivediamo nel prossimo video.